Cari amici trader, buongiorno. Oggi è il venerdì 6 di settembre, ore 8 del mattino, vuol dire le 2 del mattino da voi in Italia. Oggi in ritardo perché ho dovuto fare la terapia. Comunque, andiamo a vedere il nostro calendario, un calendario che oggi presenta soprattutto nel pomeriggio. Vedete, come potete vedere, le buste paga del settore non agricolo, il non farm payroll, la tassa di disoccupazione che rimane invariato. E rimane anche, c'è poca differenza, vediamo qua tra le buste paga. Penso che oggi, cioè, poi vedremo anche l'indice dell'interno degli acquisti del Canada, che è positivo, e poi vedete che la giornata si conclude abbastanza tranquillamente. Ieri abbiamo visto un euro-dollaro tornare ancora al rialzo, gold invece è sceso di tanto, ieri a 1506 dollari, ma adesso andiamo a vedere i nostri grafici, che è la cosa più importante. E guardateci qua, euro-dollaro ieri, vedete che è andato a prendere, guardate, ha superato la media 21, però vedete che qui c'era una resistenza, ha fatto un massimo, come potete vedere, il massimo l'ha fatto a 1,10842, quasi a 1,11. Vedete che ha fatto questa pin bar, una pin bar, attenzione, attenzione, non fatevi ingannare. Qui per il momento aspettiamo di vedere oggi, inutile tradare, io aspetterò la chiusura della candela settimanale, che è quella che mi darà delle informazioni molto importanti. Il GBP USD, lui anche invece al contrario, continua anche lui a salire. Solo un istante che mi appare il grafico, a volte, come sapete, problemi di connessione in Bali. Eccolo qua, vedete che dopo aver fatto questa pin bar che vi avevo detto 2 giorni fa, vedete che è andato a rialzo, è andato a prendere la media 50, ha superato anche 38 fibonacci, adesso potrebbe andare a prendere 1,23984, vedete che qui potrebbe esserci la ripartenza della sterlina, però io lo stesso, come ho detto poc'anzi, adesso è inutile oggi venerdì fare qualsiasi cosa e aspettare i non farm payroll. Poi il dollaro yen, vedete che il dollaro yen, io avevo preso il minimo, poi l'avevo chiuso, vedete che ha fatto questo bellissimo minimo qui, vedete che qui abbiamo l'incrocio, anche qui potrebbe adesso ripartire, andare al rialzo, vedete che per me resta comunque ancora short, aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Il dollaro canadese, attenzione ai dati di oggi, dollaro canadese che dopo i tassi di interesse, ieri ha fatto, vedete, la media 50 ha respinto il prezzo, vedete che qui ha fatto questa pin bar, però attenzione, qui per il momento il trend per me rimane ancora short, perché deve chiudere il ciclo. Aspettiamo il settimanale di vedere la sua chiusura. Poi andiamo a vedere AUD USD, eccolo qui. AUD USD continua sempre al rialzo, è andato a prendere questa questa resistenza dinamica, per il momento vedete che è stato respinto, potrebbe adesso c'è qui l'incrocio, potrebbe partire e andare a rialzo, però l'Australian Dollar per il momento aspetto di vedere se supera i 68, per il momento per avere una certezza, per il momento qui niente da fare. Poi andiamo a vedere Ethereum, scusate, prima il dollaro messicano che continua, vedete anche ieri fatto questo bellissimo minimo, vedete questa pin bar potrebbe adesso ritornare a rialzo, andare a riprendere la media 6, per il momento qui andiamo in trend, niente da fare, aspettiamo e in attesa di migliori soluzioni. US dollaro anche lui ieri sceso, vedete chiuso con una pin bar anche qui ci potrebbe essere un incrocio, potrebbe continuare la sua discesa, per il momento niente, aspettiamo chiusura settimanale. Gold che ieri, vedete, guardate il minimo che ha fatto il gold ieri ha fatto questo minimo, che potrebbe essere un meno importante, ci potrebbe essere un ritracciamento fino alla media 6, 1527, per il momento qui aspettiamo la chiusura settimanale, che è molto importante. Poi andiamo a vedere il DAX, l'argento, anche facciamo anche l'argento. Guardate l'argento che di grande discesa anche lui, quanto è ritracciato dai 19,50 ha ritracciato tutto qui. Adesso ci bisogna stare attenti perché ci potrebbe essere una discesa del 20%.
Poi il DAX, lui continua, anche lui, come ho detto poc'anzi, il DAX continua al rialzo. Vedete che ieri è andato a prendere, c'è l'incrocio, vedete, è ritornato al rialzo, adesso potrebbe andare a prendere questo 12.250, vedremo cosa succede nella giornata di oggi. Il Dow Jones, stessa cosa, ieri ha superato i 26.800, trend rimane a rialzo. Aspettiamo anche qui di vedere come chiude la giornata di oggi. Nikkei è la stessa cosa, vedete, rialzo, presa la resistenza dinamica, vedete, anche qui a rialzo, per il momento gli indici sono tutti in salita, però oggi non fa il payroll e qui bisogna stare attenti. Il petrolio che, guardate, superato i 57.500, infatti io ero un 50, quasi andato a 58, vedremo come chiuderà la settimana. Attenzione però che qua c'è una pimba e attualmente aspetterei prima di fare un G2, inutile entrare adesso a mercato, non ci sono le condizioni. Poi andiamo adesso a vedere il copper che ieri partito a rialzo, il copper ha toccato i 2,63, potrebbe adesso andare a rompere e continuare, qui abbiamo un incrocio che ci conferma la salita, potrebbe andare a prendere i 2,75. Poi andiamo a vedere il gas, che io sono dentro, il gas, vedete che il gas è in profitto, vedete che per il momento ho messo già lo stop a pari, vediamo se riuscirà a fare la sua ripartenza. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti una buona buon venerdì, buon trading e anche un buon weekend. Ciao a tutti!